Buonasera amici di Mitico Channel, siamo nell'associazione Libertango in via Ciampitti a Foggia. Ringraziamo l'associazione per averci dato questo spazio e siamo insieme per iniziare una nuova serie di trasmissioni di puntate dal titolo La stanza degli specchi, diretta dalla dottoressa Lucia Bocchetti. Dottoressa Lucia Bocchetti che è psicologa, pedagogista e docente. Buonasera Lucia. Buonasera, buonasera Rosanna. Benvenuta. Grazie. Bene, la stanza degli specchi, di che si tratta Lucia? Il titolo rimanda a un moltiplicarsi di immagini, immagini che sono del proprio sé, di personaggi che noi spesso imitiamo, spesso inventiamo, costruiamo, questo grazie agli spazi virtuali che ci offre la tecnologia. Mi chiedi da che cosa mi è venuta questa ispirazione di questo titolo? In realtà, guardando il film con amici, il Perfetti Sconosciuti, mi sono resa conto che il moltiplicarsi degli spazi ci dà la possibilità di essere altri e di essere e di appartenere a molti contesti diversi. Possiamo essere chiunque in un qualsiasi momento, quasi come se avessimo il dono dell'ubiquità. E questo ci dà quasi un delirio di onnipotenza. Sembriamo davvero che è possibile, c'è possibile tutto. Nel film ci si rende conto che ogni personaggio in realtà non è uno solo, non è quello che si conosce nel contesto reale, non è quello che conosce il proprio compagno, il proprio amico, ma in realtà sono tanti. E sicuramente c'è una potenzialità enorme, quello di essere tanti personaggi, di vivere tanti personaggi, ma al tempo stesso c'è anche il rischio di perdersi, non solo di riconoscersi in tanti personaggi. Ci si chiede alla fine ma chi sono realmente? Oppure, se ci ritroviamo dall'altra parte, chi è che ho accanto? Chi siamo e chi è l'altro a fianco a me? Ad esempio, Rosanna, io non so tu effettivamente quali altri contesti virtuali frequenti. Io ti conosco e puoi apparirmi come una persona loquace, trasparente, simpatica, aperta al confronto, alle idee, ma in realtà io non so in altri mondi, in altri contesti, chi sei e chi vuoi essere. Lucia, la scelta del moltiplicarsi del sé, che viene agevolata, come ci stai dicendo, dall'uso della tecnologia e quindi del mondo virtuale al quale oggi noi apparteniamo, è una scelta conscia o inconscia? Sicuramente inizialmente è conscia, perché sappiamo dove andiamo, sappiamo chi messaggiamo e sappiamo anche che cosa cerchiamo o crediamo di cercare. C'è un termine tecnico che si chiama serendipità, cioè ossia che troviamo qualcosa anche se non lo cerchiamo. Nel momento in cui sperimentiamo altre dimensioni, altri contesti, ci riconosciamo. Cosa che non potremmo fare se non avessimo sperimentato quel contesto. Ad esempio, se io mi trovo in un ristorante di lusso, allora ho un copione e devo ricordare come comportarmi. Ma se non ci sono mai stata, ci provo. Ho comunque un copione visto in un film, altrove, e cerco di immedesimarmi. Ma io non sapevo prima le sensazioni che potevo provare nel vivere quel contesto. Non so se sono riuscita ad essere... Sì, sei stata molto chiara. Nel frattempo io pensavo, quando tu parli della spersonalizzazione del soggetto che utilizza i social, utilizza la tecnologia e che assume tanti volti e tante maschere, e quando parli anche del compagno di questo soggetto che all'improvviso si rende conto di non conoscere, non pensi che sia più doloroso per l'altro scoprire ciò piuttosto che il soggetto stesso che ha deciso, come tu dicevi, di impersonare vari ruoli, di diventare attore di molte diverse situazioni? Vivere e sperimentare un nuovo copione, un nuovo ruolo ci porta ad essere, a pensare di essere altri. Però, abbiamo detto, non sappiamo dove ci porterà questo gioco ed è come una cosa solo nostra, esclusivamente nostra. Non lo portiamo in un contesto
nel quotidiano, anche se poi comunque lo viviamo nella quotidianità, ma in un contesto virtuale, come un mondo parallelo, sembra quasi che non possa nuocere a nessuno, ed è una cosa nostra personale, non appartiene né al nostro compagno, al nostro marito, fidanzato, neanche ai nostri figli, è nostro. La tecnologia ci dà questa possibilità di vivere più vite parallele e ci le viviamo. Quando l'altro scopre che siamo altri, può, come tu dicevi, può essere doloroso, ma in realtà anche l'altro può scoprirsi altri. Cioè, se si riflette un attimo, noi non siamo solo la persona che vorremmo essere, cioè spesso si agisce per desiderabilità sociale, noi siamo ottimi compagni, ottimi amici, cerchiamo di essere quello che l'altro vuole essere, cerchiamo di rimandare agli altri un'immagine per desiderabilità sociale. Che cosa vuole la società da me? Io sono una psicologa, sono una docente, i miei alunni, i miei amici, che cosa si aspettano da me? Ho un copione sociale che devo comunque rispettare. Altrimenti i miei amici mi girano le spalle se sono altro. Ma nella mia mente, nel mio modo di essere, quella trasgressione io oggi la posso vivere in altri contesti virtuali, mettendo non solo la maschera, perché nella maschera mi nascondo, ma assumendo quasi un nuovo volto. Mi creo un personaggio, infatti Facebook ci dà la possibilità di vivere proprio profili diversi. La cinematografia ci ha dato la possibilità di vivere spazi diversi, ricordiamo il film Avatar, in cui ognuno di noi ha un altro sé, che sperimenta situazioni diverse, nuove. Ciò che dici mi rimanda alla mente una delle più famose novelle pirandelliane, La Cariola, dove il protagonista, avendo una grande visibilità sociale, giudice, si nasconde nel proprio studio per spogliarsi dei panni istituzionali e sociali e far fare la carriola al proprio cane. Quindi la possibilità di questo moltiplicarsi del sé implica anche la possibilità di riconquistare la libertà, di poter rientrare in contatto con il nostro es, la parte più profonda di noi, e quello che forse vorremmo essere al di fuori delle costrizioni e delle sovrastrutture sociali. Sicuramente lo possiamo definire un atto liberatorio, un momento in cui possiamo tutto, è il nostro momento, è il nostro gioco, ma al tempo stesso è proprio il delirio di onnipotenza, di poter far tutto, mentre prima sì, ci si spogliava dei panni istituzionali, dei ruoli sociali, nel privato, con gli amici, ma si rimaneva molto fedeli alla propria identità, al proprio essere. Adesso invece è l'esasperazione che può essere deleteria, che può danneggiare, può far del male, proprio perché usciamo più fuori dal contesto fisico, è come se non appartenessimo più a noi stessi e vivessimo al di fuori. Oltre, non solo, non è solo un riprendere ciò che non ci è permesso, la vita non ci permette, le istituzioni, la società, i ruoli non ci permettono di vivere, ma è un esagerare, è un io posso tutto, e nel poter tutto è proprio qui che si può cadere in basso, in un buco nero e non si sa dove si atterra. Atterriamo anche noi questa sera e atterriamo dandovi il tema della prossima libera conversazione con la dottoressa Bocchetti. Parleremo, se lo ritieni giusto, proprio dell'atterrare di queste persone che hanno cercato di costruirsi questa molteplicità di volti, queste maschere molteplici, che invece devono rientrare nei panni stretti che la società a stretto raggio d'azione ci impone a tutti di vestire. Che ne pensi, Lucia? L'argomento sembra interessante, pertanto credo che possiamo tranquillamente disquisirne e affrontarlo con piacere. Bene, allora ci rivediamo alla prossima trasmissione della Stanza degli Specchi. Adesso. Buonasera.